Dal punto di vista di San Giuliano e dalla domanda di giustizia che noi avevamo, potremmo sentirci, tra virgolette, fortunati, perché sia dal punto di vista penale che dal punto di vista civile abbiamo ottenuto delle sentenze. Però ecco, in effetti poi dal punto di vista penale la certezza della pena che non c'è, cosa ha portato ad oggi? Che i cinque condannati, le due imprese continuano a fare imprese. Il sindaco, l'ex sindaco, continua a fare il medico del 118. Addirittura ce lo ritroviamo in casa quando chiamiamo il 118 per curare le nostre famiglie. L'unico che aveva pagato era il tecnico comunale, che noi abbiamo licenziato, ci ha fatto ricorso, è stato reintegrato al lavoro, ancora non viene, non torna a lavorare perché noi abbiamo fatto appello, in corte d'appello è stato confermato il reintegro e siamo in Cassazione. Quindi ci ritroveremo fra qualche mese o qualche anno che il tecnico comunale, condannato definitivamente per il crollo della scuola, tornerà a fare il tecnico comunale nel comune di San Giuliano di Puglia. Questa è la parte penale e quindi quella fortuna che io vi stavo descrivendo all'inizio, io credo che non possa considerarsi fortuna. Andiamo dal punto di vista civile. I cinque condannati già dal 2003-2004 si sono liberati di tutti i loro beni, anche se limitati, però si sono liberati di tutti i beni. La condanna in sede civile ai risarcimenti e ai cinque condannati che non hanno nulla e al comune in quanto responsabile civile, perché due figure tra quelle condannate, l'ex sindaco e il tecnico comunale, agivano per conto del comune. Quindi la condanna è ai cittadini di San Giuliano, cioè gli stessi cittadini che già hanno perso i loro figli si ritrovano a dover pagare, tra virgolette, e risarcire loro stessi. È una situazione paradossale, tra l'altro la cifra riguardando 28 vittime, 27 bambini, la maestra e poi alcuni ragazzi sopravvissuti che hanno riportato danni, è così enorme che per il comune di San Giuliano di Puglia, che conta 1.000 abitanti, sarà impossibile pagare. Quindi quella domanda di giustizia che aveva ottenuto una risposta, di fatto non si traduce in nulla. E quindi abbiamo chiesto allo Stato di intervenire, come ha fatto anche in altre occasioni, ma ecco, nessuno risponde da questo punto di vista. Abbiamo provocatoriamente da un lato, ma obbligati dall'altro, messo in vendita tutti i beni comunali, anche quelli ricostruiti dopo il terremoto, grazie ai fondi stanziati dallo Stato. Siamo consapevoli che non otterremo naturalmente le cifre per risarcire le vittime. Quale sarà il passaggio successivo? Il dissesto finanziario del comune, che vorrà dire impossibilità per le vittime di ricevere i risarcimenti, ma un ulteriore danno, quindi la beffa che si aggiunge al danno di 13 anni fa, che una comunità si ritroverà gravata per il resto dei suoi anni, appunto, da un dissesto finanziario da cui non si risolleverà mai. Quindi quella domanda di giustizia che a volte ottiene delle risposte, poi in effetti non si traduce in fatti concreti.